Bentornati alla cucina del gatto, è il dolce italiano più conosciuto al mondo, è il tiramisù. Non è certo una ricetta light, ma vi assicuro che vale proprio la pena fare uno strappo alla dieta. Ma vediamo gli ingredienti. 300 g di savoiardi, 4 uova freschissime, 500 g di mascarpone, 100 g di zucchero, caffè della moka, cacao amaro in polvere. Dividiamo subito torli albumi. I più bravi riusciranno a dividerli semplicemente mentre rompono le uova, ma se volete essere sicuri di non fare danni, vi suggerisco di utilizzare il metodo dell'imbuto posto sopra un bicchiere. Rompiamo l'uovo e adagiamolo delicatamente all'interno dell'imbuto. Così. L'albume si dividerà uscendo nel bicchiere, mentre il tuorlo rimarrà intrappolato nell'imbuto. Ripetiamo l'operazione per tutte le uova, i tuorli in una ciotola e le chiare in un'altra. Iniziamo a montare i tuorli con una frusta, aggiungendo la metà dello zucchero. Quando saranno diventati di colore chiaro e spumosi, possiamo aggiungere piano piano tutto il mascarpone. Continuiamo a frullare finché il composto non sarà di nuovo bello spumoso. Puliamo le fruste e andiamo a montare le chiare dell'uovo. Aggiungiamo lo zucchero rimanente finché il composto non sarà montato a neve. Come facciamo a sapere quando è pronto? Semplice, basta rovesciare la ciotola e non deve cadere nemmeno una goccia. Aggiungiamo gli albumi al composto con una spatolina, un po' per volta. E soprattutto mescolando sempre dal basso verso l'alto per non far smontare la crema. Iniziamo a comporre il nostro tiramisù. In una teglia mettiamo un primo strato sottile di crema. Inzuppiamo i savoiardi che devono essere ben imbevuti di caffè, mi raccomando, e disponiamoli uno accanto all'altro. Così, bene bene. Io ho utilizzato un caffè fatto rigorosamente con la moka e amaro, ma volendo potete zuccherarlo leggermente. Finito un primo strato di savoiardi, ricopriamolo con uno strato abbondante di crema. Lisciamo ben bene e ricominciamo. Inzuppiamo gli altri savoiardi. Facciamo un secondo strato di biscotti. E ricopriamolo con la rimanente crema. Ed ora il tocco finale, il cacao amaro. Con un piccolo golino setacciamo il cacao sopra la teglia, così. I più golosi possono aggiungere scaglie di cioccolato fondente, ma io lo preferisco così, semplice. Facciamolo bene bene e mettiamo il tiramisù a riposare in frigorifero per un paio d'ore. Da bravo goloso preferisco consumarlo subito, fresco. Ma il tiramisù si presta ad essere conservato coperto in frigorifero per un paio di giorni, ma si può anche congelare per circa 2 settimane in freezer. Se la ricetta ti è piaciuta, clicca su mi piace e iscriviti al canale. Alle prossime ricette del gatto!